Al traguardo la sesta edizione del Festival del Teatro Amatoriale. La finale qui al Teatro Totò, in una serata con grande emozione per ricordare anche un grande attore, Antonio Allocca. Ti vuoi confessare prima, figliuolo? Prima di chi? Prima di salire al cielo. Quale cielo? La morte arriva, ti prende e ti porta via. La morte? Oh, Pax, anima tua, guardando c'è la volta, e guardando, beato te, figliolo, che te ne fai. Beato te, figliolo, che te ne fai. Beato te, figliolo, che te ne vai. Me ne vado. E quando ti vedo, ti passo, ciao. Ciao. Infermiera! Sorella, ma che cosa sta succedendo? Io sono venuto qui per una semplice operazione di appendicite e qui mi hanno dato le estremunzioni. Lo so, mi dispiace, figliolo, ma le analisi. Che dicono le analisi? 2 ore. Oh, Madonna mia. E non c'è un rimedio, no? Io voglio vivere, voglio. Beh, però, pensandoci bene, un rimedio ci sarebbe. Ci sarebbe? Bisognerebbe convocare qui immediatamente il professor Amalio Siraghi. E convochiamolo! Sì, convochiamolo, una parola. Il professor Siraghi è impegnatissimo, starà lontano. In questo momento so che è fuori per una caccia alla volpe. Oh. E poi io mi vergogno a dire certe cose, ma ci vorrebbero 40. 40 che? 40 milioni. E va bene, pagherò, il conto in banca pagherò. Allora in questo caso la situazione cambia da così a così. Giovanni Allocca, attore conosciutissimo, degno figlio di un grande Antonio Allocca. Una serata per ricordare papà stasera, qui per la finale della sesta edizione del Festival Amatoriale al Teatro Totò. Sicuramente una bella cosa. Ma emozionantissima e viva Dio che si fanno queste cose di promozione, di premiazione, che incentivano molto le compagnie amatoriali e poi dedicata a papà, per cui è una bella emozione stasera, finalmente. Perché Giovanni, secondo te le persone, soprattutto le belle persone, attori come papà, vengono ricordati sempre dopo? Vabbè, no. Ed apprezzati magari anche di più. Beh, capita con i grandi, allora io mi illudo che papà sia stato un grandissimo, lo è stato come papà sicuramente, è stato un gran bell'attore, però è sempre dopo che la città riconosce i suoi figli, per cui va bene anche così, l'importante è che si facciano queste serate. Secondo te qual è la cosa che ricordano di più del tuo papà? Ma artisticamente credo i ragazzi della terza C, voglio dire, il professore, ci sono degli aneddoti allucinanti per la terza C, mi ricordo che una sera lui firmò 900 cartoline fuori al centro est a Barra. Cioè una cosa allucinante, anni e anni fa, e quindi questo è il più grande riconoscimento che la televisione può dare, cosa che non dà il teatro, però se sei attore di teatro può fare tutte cose, se sei attore solamente di televisione, stento a credere. Senti Giovanni, invece tu come attore in questi festival del teatro amatoriale, stasera sarai sicuramente un pubblico, un giudice, ecco, che ne pensi? Ma noi abbiamo cominciato tutti con il teatro amatoriale, io con Massimo De Matteo, Peppe Miale, per cui siamo proprio i grandi promotori di una, perché col teatro amatoriale poi pian piano, seguendo il talento, si può arrivare a farlo anche a livello professionistico. Diciamo che loro si divertono, non hanno problemi, via da loro. Enzo Liguori, promotore e ideatore della sesta edizione del Festival del Teatro Amatoriale, stasera giunto al suo traguardo, direi un'edizione ricca di soddisfazioni, vero Enzo? Assolutamente, un'edizione ricca di soddisfazioni, tante le compagnie partecipanti al festival, ben 8, grazie proprio all'impegno del Teatro Totò che oramai da ben 6 anni spende a favore di tutte le compagnie amatoriali del territorio. Una soddisfazione perché la sinergia, la collaborazione tra le compagnie con capofila Teatro Totò va avanti alla grande, tant'è che ci saranno tante novità, tantissime novità, soprattutto per l'anno prossimo.
La signora del teatro, Anna Maria Ackermann, ha bisogno davvero di poche presentazioni. Stasera in veste di presidente di giuria per la 6ª edizione del Festival del Teatro Amatoriale qui al Teatro Totò. Beh, è sempre difficile, secondo me, scegliere una compagnia nel campo amatoriale, però dà anche tante soddisfazioni, è vero Anna Maria? È verissimo. Però noi seguiamo un metodo molto bello con i miei compagni e colleghi qui del Teatro Totò, perché non lasciamo nessuno proprio fuori. Naturalmente viene premiata la compagnia che avrà il primo premio, poi c'è il primo attore, la prima attrice, però un pensiero, un riconoscimento si dà a tutti, nessuno resta fuori, perché è giusto. Chi si impegna per mesi per portare avanti una commedia, allora io sono sempre molto attratta da chi, anziché passare la serata magari a giocare a carte, il biliardo o cose futili, si impegna, perché loro per portare in scena uno spettacolo ci mettono dei mesi. Allora questo impegno bisogna premiarlo. Magari alcune commedie hanno delle imperfezioni, delle cose un po' imprecise, ma dobbiamo comprendere, bisogna lodare chi ama il teatro. Ma con il tuo occhio clinico riesci a vedere se ci può essere un attore del futuro, un... Beh, sì, devo dire sì. Io ormai... Io ho 60 anni di teatro sulle spalle, dunque sì, intravedo immediatamente la potenzialità. Poi se c'è la potenzialità e c'è una persona che riesce a tirar fuori queste qualità, l'attore piano piano si crea. E allora la compagnia, intanto stiamo vedendo ancora una volta l'intero cartellone, ma ovviamente abbiamo un solo vincitore che stiamo per scoprire insieme. Questa è la compagnia Gaetano Correggimi, che sarà fuori abbonamento al Teatro Totò. Eccoci qui, allora diamo naturalmente il microfono al nostro amico, leggo un secondo la motivazione e poi ti lascio subito la parola. Dunque, lo spettacolo dei signori biglietti. La motivazione della giuria tecnica recita così: gruppo solido e compatto, oltre ad aver mostrato qualche prestazione di spicco, ha evidenziato una qualità recitativa ottimale. Quindi complimenti ragazzi a voi dei 115, questa è la vostra pergamena, prego. Grazie, grazie anche a tutti voi, grazie al Totò. Grazie, grazie a tutti, grazie a tutte le compagnie, grazie al... a tutto lo staff del Teatro Totò, rinnovo i ringraziamenti a te e a tutti gli ospiti che sono venuti qui questa sera. Siamo armati. E allora, viva il teatro, spara! Grazie a tutti, alla prossima, Mario! Dallo stadio Vito Sant'Aniello di Visciano, la partita del cuore insieme per padre Arturo. Fratelli d'Italia, Italia sedesta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Siamo pronti alla morte, l'Italia che amò. Siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì! Grazie a tutti! Ego!
Partita del cuore per Padre Arturo, un'iniziativa meritoria, un'iniziativa per valorizzare una persona che è stata vicino alla comunità di Visciano e non solo. Sì, sono persone che hanno dato tanto a tutti indistintamente, ma non solo in Italia, anche all'estero. E quindi da tenerli sempre presenti, lui è presente tra di noi, al più presto penso ci sarà anche la beatificazione, noi ce la auguriamo di cuore perché lo merita, è stata una persona che ha dato tutto se stesso agli altri e quindi è giusto che venga ricordato anche in queste occasioni che socializzano, che aggregano e quindi rimane indelebile il suo ricordo, la sua presenza. Padrino e guest star di questa partita del cuore molto speciale Antonello Rondi, una canzone, quella che ha cantato prima, molto emozionante, dedicata appunto a Padre Arturo. Sì, bisogna dire che non è una canzone scritta adesso e approfittare di questo momento così bello. No, è una canzone che avevo inciso 10 anni fa, che neanche conoscevo Padre Arturo. Poi mi sono informato e ho visto che grande uomo è stato nella sua esistenza. Spero che diventi veramente santo, lo è senz'altro. E la canzone mi trasmette veramente delle grosse emozioni. Stamattina l'abbiamo fatta nella chiesa, l'abbiamo cantata là. E, è stata una cosa veramente molto bella. Gennaro Iezzo, già portiere in azzurro. Allora, cosa significa questa partita qui stasera a Visciano? No, è una bella occasione anche per rivedere tantissimi compagni e amici per un evento importante, ripeto, fa sempre piacere partecipare per eventi del genere. Arbitro di eccezione direttamente, sì, da Made in Sud, Enzo Fischetti. Una partita, quella di stasera, dedicata a Padre Arturo. Sì, quando si tratta di queste cose io sono sempre a disposizione, soprattutto in considerazione di questo evento. Io che devo dire, speriamo bene, oggi non ho neanche i guardaline, quindi registrate queste immagini e se dovesse andare male rivedetevele e dite anche ricordiamolo così. Sindaco Gambardella, partita del cuore insieme per Padre Arturo, un'iniziativa importante per ricordare un uomo speciale. Un uomo molto speciale, un uomo è, come dire, il simbolo del nostro paese, è quello che ci ha rappresentato e ci rappresenta ancora oggi. È grazie a lui che il nome di Visciano in qualche modo è più pronunciato, più famoso, diciamo, anche nel mondo, non solo qui in Italia. Un uomo che ha dato la sua vita per gli altri, per gli ultimi, che ha pensato al problema sociale come un problema che ha interessato la sua vita dall'inizio alla fine, fino a quando è deceduto nel 2006. È un uomo che ha creato nel mondo una quarantina di case, di istituti che vanno qui dall'Italia con 11-12 case a quelle che stanno in Colombia, in Guatemala, in Messico e in India, e con migliaia e migliaia di ragazzi che sono passati nei suoi istituti e che oggi possono vantare di aver avuto un'istruzione, un mestiere, un'affermazione, anche una collocazione nella vita reale. L'evento di stasera rappresenta una grande sensibilità da parte delle istituzioni verso una persona così importante per la cittadinanza, una persona così importante per Visciano. È il minimo che si potesse fare. Io credo che non c'è stato e non ci sarà un'altra amministrazione che non abbia come obiettivo di valorizzare sempre di più il suo operato, quello che ha fatto in tutta la sua vita, quello che ha rappresentato per Visciano per tutti gli anni che ha vissuto qui nel nostro territorio. Siamo con Angelo Iannelli, direttore artistico ma autentica anima di questa iniziativa. Ancora una volta lo sport diventa trade union per portare comunque alle luci della ribalta personaggi importanti per la cittadinanza e non solo. Sì, ecco, una persona come Padre Arturo, una persona che ha dato tanto nella sua umiltà, ecco, bisognava fare qualcosa. Io con la mia associazione ho fatto già 2 social day, la mia associazione è la Vesuvius, sono il presidente, ed era giusto fare un social day inerente allo sport, e abbiamo insieme alla scuola calcio Real Visciano, ecco, messo insieme le forze per creare appunto una bella sinergia e fare una partita appunto del cuore.
Ligure, dove Fede e Sport davano una forza maggiore. Tanti personaggi che hanno risposto alla mia chiamata, sono felicissimo perché questa non è forza mia, questa è una forza solo di Padre Arturo, perché altrimenti non riuscivo mai a fare un qualcosa del genere. Una settimana in tutte le città, piove, qua non piove, quindi solo lui, solo Padre Arturo può fare qualcosa. Ma certo, tu sei un vulcano di idee, di iniziative, a cosa stai lavorando? Perché sicuramente oggi sei qui insieme a tanti artisti e non solo per Padre Arturo appunto, però sicuramente sarai dedicando a tante altre cose, qualche anticipazione possibile? Sì, già domani su TG2 con Hit Parade, appunto una trasmissione che parla di gastronomia, io sarò ripreso nella veste di Pulcinella, quindi è una bella cosa. Poi successivamente il 14 di giugno sarò al Maschio Angioino a presentare il mio libro I colori della vita, in difesa appunto delle categorie deboli, delle fasce deboli, delle persone che sono disagiate. Ma la cosa più bella è che all'interno di questo libro c'è proprio una poesia dedicata a Padre Arturo, che io sono devoto e ne sono orgoglioso. Io spero che Visciano diventa una terra santa e soprattutto Padre Arturo quanto prima santo, perché è vera luce, un piccolo grande uomo che avanza verso la santità, e un giorno potrò dire ho fatto qualcosina nel mio piccolo per una persona che ha fatto tanto. E per Padre Arturo, ippi, siamo all'Unic Club di Pianura per la terza tappa della Campania Gusmed Festival, organizzata da Edoardo Lanza. Siamo alla riscoperta delle tradizioni enogastronomiche e artigianali della Campania, quindi seguiteci. Alla terza tappa del Gusmed organizzata da Edoardo Lanza, Carlo Postiglione, presidente del Megaris, un premio giunto quest'anno alla sua 23esima edizione. Di tre edizioni, quindi speriamo che questo sia anche l'anno un poco più fortunato delle precedenti edizioni, perché abbiamo anche quest'anno abbiamo messo in giuria De Giovanni, noto scrittore, e abbiamo allargato il dalla parte, diciamo così, poetica anche a quella delle edizioni librarie, edizioni letterarie inedite. E qui stasera in mostra i tuoi quadri, li stiamo ammirando, sempre questo abbinamento con il gusto, con l'enogastronomia. Sì. Pittura, diciamo, enogastronomia. Diciamo che è un modo particolare di esporre le mie opere, anche se sono un po' restio a esporle qui nella nostra città. È un poco ingrata, non solo nei miei confronti, un po' degli artisti in genere.
E infatti io espongo sempre fuori Napoli, fuori dalla cinta urbana. Però ho aderito volentieri a questa edizione perché il Lanza, diciamo così, mi ha trascinato in questa avventura che lega praticamente l'arte culinaria con l'arte pittorica, e io mi ci trovo bene, a parte sono un buon gustaio, ma anche perché le mie opere penso che possano dare un messaggio della nostra napoletanità intesa sotto questi aspetti. Fulvio Giuliano, presidente del consorzio di gestione del pescato campano. Fulvio, allora, un consorzio nato da pochissimo, giovane, circa un anno. Sei presente qui alla terza tappa del GUSMED. Com'è questo binomio? Allora, sicuramente questo è un contesto, diciamo, per promuovere la nostra, diciamo, iniziativa neonata, come dicevi, da appena un anno. Anche perché appunto qui si vogliono premiare quelle che sono le eccellenze campane, e noi siamo presenti appunto come una delle eccellenze campane che si cerca di valorizzare, che è il pescato appunto locale. Conosciuto sicuramente, ma non, diciamo, da tal punto, diciamo, da poter essere apprezzato da tutte le fasce, diciamo, di consumatori. Ecco quindi che siamo qui presenti in questo evento. Pensi che in Campania ci siano molte eccellenze per quanto riguarda il settore dell'enogastronomia? Beh, assolutamente sì, insomma, è molto premiata la filiera, diciamo, sicuramente enogastronomica per quanto riguarda in particolare i prodotti agricoli, i prodotti del vino, e appunto l'intento è quello del consorzio, è quello di dare anche di valorizzare il prodotto del mare, del pescato, diciamo, e non solo quello che è, diciamo, che viene da fuori, dall'estero, e che spesso, diciamo, è quello maggiormente conosciuto, ma con proprietà anche, diciamo, non tra le migliori dal punto di vista organolettiche anche. Nilo Alberto, direttore dell'Uniclub qui a Pianura. Nilo, nella tua suggestiva struttura, devo dire, ecco, riscopriamo le nostre tradizioni attraverso questi eventi. Com'è andata la serata? E la serata va ancora, è andata e va ancora benissimo, e ben vengano questo tipo di manifestazioni che riguardano i prodotti della nostra terra, i prodotti che noi siamo abituati, voglio dire, dalla nascita e nella crescita, sia a consumare, adesso per chi sceglie come noi un lavoro come questo, ad ospitare e a proporre ad ospiti, voglio dire, nella nostra struttura. Fai spesso questi eventi nella tua struttura? Cerchiamo sempre di fare qualche evento che sia aggregante, perché Uniclub vuole essere un parco in città, noi lo chiamiamo, che avvicina tutte quelle persone che hanno desiderio di natura, di ritornare ai nostri sapori e di aggregazione, quindi di stare insieme e bene. Gerardo Avalone, presidente del Movimento Crescita Civile. Gerardo, sempre presente in queste iniziative di Edoardo, dobbiamo dire, siamo arrivati alla terza tappa del GUSMED, quindi il tuo movimento vicino comunque a quelle che sono le tradizioni della nostra bella terra. Sì, certo, perché credo che la cultura del buon mangiare si possa anche applicare alla cultura del buon sociale, ovvero aiutare chi soffre. Qualcuno di solito dice: cosa c'entra? Io penso che c'entra tutto questo, perché dove ci sta buon cibo ci sta l'animo buono, e dove c'è l'animo buono ci sta il sociale ottimo. Secondo te quali sono le tre eccellenze, Gerardo? Ma le nostre eccellenze in Campania, prima di tutto, è la manodopera. Poi ci sono dei prodotti ottimi, come può essere la mozzarella, come possono essere i pomodori, come possono essere, insomma, altri vari elementi che in questo momento mi sfuggono. Però sappiamo bene che una parte della politica l'ha distrutta, vediamo la terra dei fuochi, ed ecco perché si fanno questi tipi di manifestazioni. Poi far sì che i prodotti nostri campani possano avere ancora riscontro in tutta Italia. Dal Teatro Totò si chiude l'appuntamento settimanale con Eventi in Anteprima TV. Per rivedere le puntate visitate il sito eventinanteprima.it e in streaming su anteprimatv.com.